Ecco, però c'è da dire ancora una cosa, che se queste situazioni erano difficili da dimostrare alcuni decenni fa, al giorno d'oggi la cosa incomincia a diventare fattibile, perché come abbiamo visto i telescopi che si utilizzano al giorno d'oggi sono dei telescopi molto potenti, aventi dei diametri, degli specchi di 10 metri, alcuni invece hanno diametri di 8 metri, ma lavorano anche in maniera interferometrica, quindi in buona sostanza questi strumenti sono estremamente potenti. In più sono state adottate anche delle tecniche che abbiamo già visto nelle lezioni precedenti, tecniche attive e adattive, che ci permettono praticamente di osservare le stelle stando sulla Terra, però riuscendo a correggere sia le deformazioni del telescopio e sia la turbolenza atmosferica che altera la qualità delle immagini. Quindi con la tecnologia del giorno d'oggi siamo in grado di poter visualizzare questi sistemi binari astrometrici. In più, adesso l'avevo anche accennato in alcune lezioni, dal prossimo anno dovrebbe essere inviata nello spazio una sonda spaziale che lavorerà diciamo nel campo astrometrico. Questa sonda spaziale viene chiamata Gaia. E avrà il compito di fare una mappatura di tutte le stelle relativamente vicine a noi, ma spingendosi fino, diciamo, al centro della nostra galassia, quindi determinare la posizione, il moto proprio, la parallasse, le velocità radiali e le magnitudini di 2 miliardi di oggetti. Quindi è una missione molto, molto importante, soprattutto perché permetterà di avere degli errori sulle posizioni delle stelle, che sono dell'ordine di qualche micro arc second, quindi qualche milionesimo di secondo d'arco. E questo chiaramente ci permetterà di vedere delle piccole fluttuazioni di una stella intorno al baricentro, o come in questo caso del fotocentro di una binaria astrometrica rispetto al centro di gravità. In questo caso la missione Gaia si è previsto che osserverà all'incirca qualche decina di migliaia di pianeti extrasolari, proprio perché sarà in grado di valutare questi piccoli spostamenti che perturbano la posizione della stella madre. E di conseguenza con questa missione si riuscirà a mettere in evidenza la presenza di pianeti extrasolari aventi delle masse paragonabili a quella di Giove, ma anche di dimensioni più piccole. E in questa maniera noi avremo una visione nuova dei sistemi planetari che sono stati fino ad oggi osservati. Ripeto che fino ad oggi sono stati osservati circa un migliaio di pianeti in altre stelle, però ottenuti tramite diverse tecniche. Quindi avevamo visto sostanzialmente che potevano essere messi in evidenza con la tecnica dei transiti, quindi delle eclissi, oppure della tecnica radiale o spettroscopica. Però a questo punto si aggiunge anche la tecnica astrometrica, che ci permetterà di osservare degli altri sistemi doppi finora non rivelati con le tecnologie attuali. A questo proposito vorrei ancora dire alcune cose sulla storia dei pianeti extrasolari, perché diciamo che fino agli inizi degli anni 60 si poteva immaginare che nell'universo esistessero delle stelle attorno alle quali ci fossero dei pianeti che ruotavano intorno a queste stelle, come succede appunto da noi. Però era soltanto una intuizione non suffragata da osservazioni. Ebbene, negli anni 60 un astronomo americano, un
certo Peter Van de Kamp, che tra l'altro ho avuto il piacere di conoscere all'Osservatorio di Torino, questo astronomo lavorava all'Osservatorio Sproul in Pennsylvania ed era anche il direttore di questo osservatorio, e lui, facendo delle osservazioni sulla stella di Barnard, quindi ne ho già parlato in precedenza, la stella di Barnard è la stella che mostra il moto proprio apparente sulla volta celeste più veloce di tutte le altre stelle, infatti si muove con un moto proprio di ben 10 secondi d'arco all'anno. È una stella anche relativamente vicina a noi, perché si trova a circa 6 anni luce, quindi non è molto lontana, e però ha la caratteristica di avere una magnitudine non tanto brillante, è una stella di una magnitudine 9,5, quindi una stella che chiaramente ad occhio non si può osservare, però diciamo con un telescopio di media potenza è possibile osservarla. Ebbene, lui ha condotto degli studi su questa stella che si muoveva così velocemente, la chiamavano la stella proiettile proprio perché viaggiava nello spazio ad una velocità elevata. Lui osservò, dicevo, questa stella per parecchi anni e vide che il moto di questa stella non era perfettamente rettilineo come succederebbe se questa stella fosse dotata di un moto proprio uniforme e costante in una certa direzione, ma mostrava appunto un andamento sinusoidale di questo genere. Allora Peter Van de Kamp ritenne che questi piccoli spostamenti che aveva osservato fossero dovuti alla perturbazione di un compagno oscuro, quindi un oggetto di dimensioni planetarie, magari di dimensioni planetarie anche più grandi di Giove, però comunque un pianeta e non più una stella. Fece queste osservazioni, pubblicò i risultati. Però dopo un pochettino questi risultati vennero confutati da un suo collega dello stesso osservatorio, un tale chiamato Wolf Heinz, il quale, riprendendo tutte le misurazioni fatte da Peter Van de Kamp, mise in evidenza che questi spostamenti di tipo più o meno sinusoidali erano probabilmente attribuibili a delle deformazioni delle lenti del telescopio che aveva utilizzato per questioni puramente stagionali. Quindi queste lenti venivano praticamente deformate nel corso di un anno in maniera periodica di una certa quantità, e questo si ripercuoteva sulle osservazioni stesse, dando appunto questa impressione di un moto sinusoidale alle stelle che in realtà si dovevano muovere in maniera rettilinea e uniforme. Purtroppo Wolf Heinz ebbe ragione, perché queste supposizioni vennero confermate anche negli anni successivi, e poi si vide che questa stella effettivamente non possedeva, almeno in apparenza, dei pianeti di grosse dimensioni. Quindi la cosa cadde così nel dimenticatoio. Però diciamo che Peter Van de Kamp è stato effettivamente il primo a intuire la possibile esistenza di pianeti extrasolari che potevano in qualche maniera perturbare il moto della stella madre. Ecco, quindi a questo punto noi siamo arrivati alla fine, quindi alla conclusione di questo grande capitolo dedicato ai sistemi binari, quindi alle stelle doppie. Infatti abbiamo parlato delle binarie visuali, delle binarie spettroscopiche, delle binarie ad eclisse ed infine appunto delle binarie astrometriche. In questa maniera noi chiudiamo questo capitolo, e il prossimo capitolo che affronteremo sarà un capitolo molto breve, perché ci farà capire come debbono essere effettuate le osservazioni al telescopio avendo semplicemente le coordinate di una stella dedotte da catalogo. Come vedremo,
non è possibile puntare direttamente un telescopio su di una stella con le coordinate ottenute da un catalogo, ma bisogna effettuare diverse correzioni prima di poter arrivare alle coordinate giuste di puntamento, ma questo lo vedremo nella prossima puntata. E questa sarà, diciamo, forse l'ultima lezione prima di iniziare un altro grande capitolo che comprenderà numerose lezioni, e che è quello che prenderà in considerazione la struttura e la cinematica della nostra galassia. Quindi è un argomento vastissimo che sfocerà indubbiamente anche nel campo dell'astrofisica, quindi tralasciamo un pochettino l'astronomia di posizione per capire un pochettino di più quali sono le caratteristiche fisiche delle stelle della nostra galassia e come si muovono all'interno di questa struttura. Arrivederci alla prossima lezione.